Buonasera di nuovo, passiamo a completare la bastonata che abbiamo iniziato circa un'oretta fa e di cui abbiamo già preparato praticamente questo pan di Spagna con semi di canapa e girasole micro. Abbiamo preparato, ecco, qua abbiamo messo 800 g di cuscus e 800 ml di latte d'avena artigianale. Infatti nel video precedente, nella parte 1, potete vedere come abbiamo preparato proprio il latte artigianale d'avena con i residui di avena che abbiamo in allevamento e come abbiamo poi usato lo stesso latte per fare anche, per inumidire il pan di Spagna. Adesso andremo a togliere il cuscus che è stato a mollo per una ventina di minuti con il latte di avena che abbiamo preparato. Una volta tolto lo andremo a lavorare con le mani molto bene, anche forte, in modo da scioglierlo. Rispetto all'acqua ovviamente diviene molto più asciutto, quindi ci sarà bisogno di meno bastoncino, molto meno. A volte non ne uso affatto quando lo faccio con latte d'avena, ma poi in base all'umidità vi renderete conto da soli. L'importante è sgranarlo bene prima di aggiungere qualsiasi altro ingrediente, perché dopo vi viene complicato. Dovete fare piuttosto forte, tanto è crudo, quindi non succede niente. Poi noi, grazie a Carlo, abbiamo il cuscus proprio originale del Marocco, che è diverso da quello italiano, perché è un alimento che in Marocco viene usato tutti i giorni e quindi è di qualità superiore. Quindi ecco, in questo caso è abbastanza asciutto perché il latte d'avena era denso, quindi non aggiungeremo bastoncino, ma andremo ad aggiungere, una volta sgranato, l'altra parte che abbiamo preparato prima con il pan di Spagna. Ecco, una volta sgranato aggiungeremo la parte con il pan di Spagna. È stata preparata con mezzo chilo di pan di Spagna di pasticceria secco, asciugato nel forno e poi con l'aggiunta di 150 ml di latte d'avena. Ecco, adesso mescoleremo le due parti. Bisogna amalgamare bene in questa fase. E poi verseremo questo composto che abbiamo ottenuto così in un altro contenitore. Poi prenderemo i semi germinati freschi di questi. La procedura la potete vedere sul nostro blog, sul sito, su YouTube, perché è composto da tre video. Ai semi germinati aggiungeremo più o meno ad occhio
un quarto di bastoncino rispetto al peso. Quindi andremo a mescolare col bastoncino secco. Questi saranno circa 700 grammi di semi 800, sempre a parità, 800 di cuscusso, 800 di semi, 800 di latte d'avena. Questi sono i semi germinati, quindi con il bastoncino. E andremo ad aggiungere l'altra parte che abbiamo preparato prima, quindi avete visto abbiamo lavorato le tre parti, tutte e tre distintamente, prima di unirle, non tutte insieme. Andiamo a vedere se c'è qualche grumo del succo e poi gireremo il tutto. In questo caso le mani non si devono usare più, quando andremo a unire i germinati le mani non le dovete usare. Quindi andiamo a mescolare. Se riuscite a trovare, ecco, un contenitore a semisfera è meglio, perché vi consente di fare questo movimento e mescolare meglio. Questo è il risultato finale. E questa è una pastonata, ecco, ottenuta con pan di Spagna, cuscus, semi germinati freschi, latte d'avena artigianale, e semi di canapa e girasole micro. Questo sarà intorno ai almeno 3,5 kg. E il costo praticamente è pochissimo, perché abbiamo messo mezzo chilo di avena che abbiamo preso dalle mangiatoie, 50 centesimi, un litro e mezzo d'acqua, e più o meno abbiamo usato 800 grammi di cuscus e un chilo di pastone secco, quindi il costo è, diciamo, un chilo di pastone che utilizziamo noi costa più o meno 4 euro, perché usiamo tutte cose di qualità, quindi sono 4 euro di pastone, più o meno mezzo chilo di semi germinati sono 2 euro, quindi abbiamo 6 euro, e 200 grammi di semi sfusi che sono intorno sempre a 2 euro, quindi abbiamo con 8 euro ottenuto quasi 4 kg di bastoncino fresco, che ci costerà quindi 2 euro al chilo. E se voi pensate, solo il latte d'avena costa 2,80 euro il litro. Grazie a tutti e buona serata, alla prossima.